Buongiorno, eccomi. Ci siamo? Buongiorno, lei ha detto che ripartiamo dall'inizio, lei ha detto che era il più difficile della storia questo contratto, perché? Ma il più difficile lo si è dimostrato subito, questo contratto arriva dopo 13 mesi di trattativa difficilissima, 20 ore di sciopero e con posizioni che erano molto inconciliabili. Federmeccanica voleva portare il contratto all'applicazione solo al 5% dei lavoratori, ma c'erano anche elementi di contesto, una crisi industriale che nel settore ha portato a 300.000 posti di lavoro. Infatti è quello meno. Che diceva anche... Esatto, la deflazione. Il tema vero è che il contratto dei metalmeccanici riflette un dato che molti fanno finta di riconoscere, e cioè che i sistemi di rappresentanza e le relazioni industriali sono fortemente in crisi. Esatto. E in questo contratto non si è fatto finta, abbiamo evitato di prorogare cose vecchie per stare in piedi. Pensato delle cose nuove. Esatto, abbiamo pensato insieme, e averlo fatto con la FIOM, che è stato l'elemento questi anni più conservativo e ideologico, di scontro anche fuori con colpi sotto la cinta, è stato un doppio risultato. Ed è un doppio risultato perché cerca di rimettere in campo la rappresentanza e le relazioni industriali su basi nuove. Ecco, Questo, Bentivogli, sui giornali però la cosa è passata quasi sotto silenzio, che è abbastanza sorprendente questo fatto, perché come sta dicendo lei e come ha detto prima Storchi, è invece un fatto nuovo e fortemente innovativo. Ma assolutamente sì, il giorno dopo la firma del contratto i più grandi quotidiani nazionali, uno aveva 9, l'altro 13 pagine sulla morte di Fidel Castro, che con tutto il rispetto credo che rispetto a un'intesa di questa portata su 1.600.000 metalmeccanici, ricordo a tutti che è il più grande contratto del lavoro privato in Italia. Ma lei come se lo spiega? Come se lo spiega questa distrazione, questo silenzio? In realtà, la legge come un atto volontario o una superficialità? C'è tutte e due, ma c'è soprattutto superficialità. Io ci ho scritto un libro su questa cosa. L'ho letto. Per 30 anni i media si sono dimenticati da quando la classe operaia non è soggetto rivoluzionario e la fabbrica il luogo della rivoluzione, e gli operai sono diventati un oggetto anche per l'intelligenza cosiddetta progressista. Cioè, non interessano più tanto, però questa mi sembra una grande rivincita. Una grande rivincita. Il Francoforte, meglio di me, dice: ma il mondo accademico, il giornalismo non si occupa più di lavoro perché non sono così esotici come il soggetto rivoluzionario. Ecco, vede anche perché vediamo in questi giorni, quando si vanno a fare i servizi sui referendum, chiama un'organizzazione schierata e si fanno parlare i tre che non rappresentano nessun altro. Certo, no? Naturale. Cioè c'è un modo di mettere le proprie opinioni in modo plastico tra i lavoratori che invece stanno andando da tutt'altra parte. Senta, Bentivoglio. No, dica, sì. Sì, volevo rimarcare che c'è un dato centrale di questo accordo. Il dato centrale è che dal 93 in poi e anche prima abbiamo vissuto attorno all'ambiguità dei due livelli contrattuali e si era indebolito il contratto nazionale e il contratto aziendale per colpa di un anche, cioè il contratto aziendale in fondo poteva fare anche quello che fa il contratto nazionale e viceversa, no? Qualcuno diceva il manchismo, ecco, questo anche ha tenuto insieme due culture, una della centralizzazione sul contratto nazionale e quella del decentramento. Esatto, i due livelli, insomma. Esatto, alla mia cultura. In realtà in Italia i sostenitori del decentramento contrattuale sono assai pochi, perché anche molte aziende preferiscono avere solo il contratto nazionale, perché come diceva il fondatore della mia organizzazione, Giulio Pastore, aziendalmente l'azienda e il lavoratore vive un luogo di partecipazione che spesso può essere scomodo, certo, nelle relazioni industriali, però è lì che si crea la democrazia di tutti. Ecco, senta Bentivogli, scusi, no, perché sennò andiamo molto lunghi. Dovrebbe essere un modello da seguire quello del vostro in altri settori, quello che avete fatto voi? Ma io penso intanto che abbiamo fatto tantissimo, averlo fatto per i metalmeccanici. Naturalmente. Poi le confederazioni faranno sintesi e valuteranno quelle che sono le cose. Io credo che l'importante sia la direzione. Certo. La direzione è: puntiamo erroneamente a caricare, visto che io ho detto una cosa un po' fuori dal coro, ho detto la deflazione è un'occasione di decentramento, non di carico di altri elementi fuorvianti del contratto nazionale.
qualcuno invece ha detto mettiamo la produttività e il PIL nel contratto nazionale. Questo significa caricare il contratto in modo nazionale in modo efficace e di una media, io penso al mio settore, la media di produttività è negativa. Per cui da inflazione negativa aggiungiamo produttività negativa. Senta, Bentivogli, ma tra il 19 e il 21 dicembre comunque il contratto verrà sottoposto a un referendum tra i lavoratori. Pensa che passerà facilmente o ci saranno resistenze? Ma io sono sicuro che i lavoratori capiranno che hanno già capito, sono un po' una parte di gruppo dirigente che crede che il salario variabile è indipendente. Beh, vabbè, quell'epoca io, è finita, credo. Insomma. No, non ancora. C'è chi dice ancora. Senta, lei ha sentito nel momento in cui... Noi abbiamo firmato l'accordo di Pomigliano con uno dei più grandi giornalisti italiani che ha scritto che l'abbiamo scritto nella carne e nel sangue dei lavoratori. E quello ha fatto ripartire la Fiat. Cioè, questa infatti è la narrazione che si fa sul mondo sindacale, per cui io però penso, io invece, cioè, c'è da riscoprire il racconto del mondo della produzione. Questo è il fatto, dall'economia virtuale all'economia reale. Esattamente. Ecco, senta, lei non so se ha sentito Storchi, il presidente di Federmeccanica, prima. Ecco, c'ha una domanda da fargli? A Storchi? Sì. Ma intanto un ringraziamento sul fatto che siamo andati alla fine, nella fase finale, abbiamo capito che si fanno gli accordi non ferendosi. Quella, l'idea che un contratto esce da una parte che piega l'altra, no, a parte di una questione da Far West che non esiste più, molto importante. Ma a Storchi io voglio solo dire una cosa, non so se è una domanda. Ora il momento importante è la gestione, perché certo, l'innovazione, se non è praticata nelle aziende, resta materia da convegnistica e non ci interessa. Io sono sicuro della buona fede di Storchi, perché nella sua visione c'è una visione che ha degli elementi omogenei rispetto alle valutazioni che facciamo noi, per cui io mi auguro che si impegni insieme a noi applicare questo accordo, ecco, e gestire prima, per costruirla. D'accordo, prima di chiudere una battuta, Storchi, lei ha Bentivogli? Pronto, no, Storchi? Credo che siamo molto soddisfatti del risultato, dobbiamo ringraziare sicuramente anche i nostri interlocutori del sindacato, perché hanno portato avanti con noi questa strada di rinnovamento, convinti che è l'unica via per consentire un rilancio di un settore che ha sofferto tantissimo. E credo che giustamente siamo di fronte ad un contratto molto innovativo, quindi dovrà essere gestito con grande attenzione all'interno delle imprese. Va bene. Quindi grande responsabilità in capo agli imprenditori, grande responsabilità in capo al sindacato. Insomma, stamattina abbiamo stamattina abbiamo potuto parlare di una cosa importante, innovativa, che mette la persona al centro degli accordi sindacali, e credo che questo possa diventare un metodo che si può estendere ad altri settori, d'accordo? Per tornare con una battuta. Una battuta, perché siamo in chiusura. Sì, sul fatto che sia stata data poca pubblicità a questo accordo. Noi dobbiamo riportare al centro dell'interesse del paese l'impresa. No, naturalmente, questo è l'impresa che crea lavoro. Perché è l'impresa che crea lavoro, che crea ricchezza. Esattamente. E quindi deve diventare centrale rispetto alle politiche del governo, del Parlamento, ma forse, e all'attenzione del paese. Forse qualcosa sta cambiando anche grazie ad accordi fra imprese e sindacati come questo. Grazie a entrambi. C'è però anche una notizia diversa.